Buonasera. Porgo i saluti all'amministrazione comunale, a tutti i partecipanti a questa serata con il professor Marco Vannini, che ringrazio per l'intervento sul tema che andrà a trattare dal titolo Homo humus humilitas. L'uomo non è umile, non è. Una domanda affascinante e complessa, per cui ci fornirà una sua chiave di lettura. Un ringraziamento a Don Flavio, che ci ospita, mettendo a disposizione la Chiesa parrocchiale, a dimostrazione che la collaborazione fra la società civile e quella religiosa può portare solo buoni frutti. Un saluto alla professoressa Nodari, anima di questo Festival dei Filosofi lungo l'Oglio, che oggi, come lo scorso anno, fa tappa anche nel nostro comune. Appuntamento che ci auguriamo possa ripetersi anche nei prossimi anni e da cui teniamo molto. L'amministrazione comunale, ma in particolare il vice sindaco Falsina, professoressa Anna, assessore con delega alla cultura, crede fermamente nella forza della conoscenza, motore fondamentale per lo sviluppo, per la crescita sia a livello personale sia a livello di comunità. Il Festival dei Filosofi lungo l'Oglio raggiunge quest'anno la 15ª edizione ed il tema proposto per il 2020 è Essere umani. La lezione magistrales che il professor Vannini andrà questa sera a declinarci verte sul tema dell'umiltà e mi permetto di citare una frase del teologo e religioso tedesco Meister Eckhart, di cui il relatore è il maggior studioso: Dio opera maggiormente in un cuore umile perché è là che trova la maggior possibilità di operare, trovandovi la maggior somiglianza con se stesso. Credo quindi che anche la location di questa sera sia quanto mai favorevole ad accogliere, magari con umiltà, le parole e i concetti che il professor Vannini, a cui ora cedo volentieri la parola, vorrà esporci. Grazie. Buonasera a tutte e a tutti. Innanzitutto ringraziamento al signor Sindaco, all'assessore Falsina, a tutta l'amministrazione comunale di Trenzano che ci accoglie per il secondo anno consecutivo in questa bella comunità. Un grazie al reverendo Don Flavio per averci aperto la chiesa e anche ai tanti sacerdoti che davvero ci accolgono nei rispettivi templi. Per il festival questo appuntamento autunnale è davvero eccezionale, ma che dire, quest'anno tutto fa eccezione, non c'è nulla di normale. E quindi, nonostante il Covid, nonostante le difficoltà, tante, numerose, nonostante un percorso estremamente travagliato, siamo riusciti a ritrovarci, siamo riusciti a celebrare, come stiamo facendo dal 21 di settembre in poi, questa 15ª edizione del Festival. E Marco Vannini, al quale mi lega una amicizia profondissima, legata naturalmente ad una stima immensa, è un ospite graditissimo e fisso del nostro festival, una figura irrinunciabile per lo sguardo e la capacità di scavare che lui sa e come lui sa fare in base anche ai temi che di anno in anno vengono proposti. Ci avvaliamo anche del suo prezioso consiglio per scegliere quella che sarà poi la parola chiave dell'edizione successiva. Sono, se così si può dire, già iniziate le consultazioni, i confronti, direi molto fruttuosi, molto fecondi e che fanno convergere, questo mi sembra un segno molto bello, molto positivo, i relatori su un unico fil rouge, ma questo ve lo annunceremo come è tradizione nel corso dell'ultimo incontro che si terrà il 30 di ottobre a Cremona. E a proposito di Cremona, io saluto non soltanto
ovviamente il nostro pubblico in sala, in presenza, saluto il pubblico in streaming, saluto il pubblico di Cremona 1, media partner del festival. Siamo molto felici di aver stretto questo patto, questa collaborazione con questa importante televisione, e siamo molto felici nell'anno in cui purtroppo la nostra fragilità umana, la nostra vulnerabilità è emersa in maniera molto forte ed è andata a toccare in particolare le nostre comunità nelle province di Brescia, di Bergamo e Cremona. Ecco, siamo molto contenti di attraversarle, augurandoci e auspicando che vi possa e vi debba essere una rinascita e una ripartenza tutte e tre. Quest'anno il festival, ci tengo a ricordarlo, si terrà anche nelle tre città capoluogo, a Brescia, a Bergamo e a Cremona. È un segno importante, un segno di patire insieme, di stare insieme, ma anche di sperare insieme, di aver fiducia insieme, di credere nell'altro, insieme in un futuro migliore insieme. Il tema che questa sera, come diceva molto bene il signor sindaco poco fa, Marco Vannini ci propone, ci è stato più volte evocato, specialmente per questo parallelismo e questa stretta vicinanza che c'è fra l'humilitas, l'humus, l'homo. Tanti relatori, Marco, hanno giustamente fatto riferimento, da Enzo Bianchi a Umberto Curi e non solo, anche mi pare Umberto Galimberti, nello specifico proprio a queste nostre radici, a questa etimologia. E allora noi tutte le sere, con molta umiltà, Marco, ci chiediamo chi è l'uomo, che cos'è l'uomo. Ed è bello scoprire, credo che ognuno di voi più o meno alla fine concluda nello stesso modo, che c'è sempre un qualcosa da raggiungere al di là, che non si può mai essere sicuri di essere pervenuti alla definizione definitiva. E per quanto l'uomo sia un essere finito, mortale, vulnerabile, di carne e di sangue, è nella sua unicità una gioia e un dono straordinario per chi crede, naturalmente, per tutti in generale, e per questo suo farsi accadere con l'altro nel tempo, è sempre in grado ciascuno di noi di fornirci delle sorprese meravigliose. Marco Vannini so che non ama lungaggini, è così, è molto sintetico e schivo, però io due cose le devo dire, mi sembra doveroso farlo, lo sappiamo. È il maggior studioso di mistica speculativa e traduttore dell'intera opera latina e tedesca di Meister Eckhart. Dal 2019 dirige la collana La Lucena dell'editore fiorentino Lorenzo De Medici Press, e oltre a Meister Eckhart ha curato anche l'edizione italiana della teologia della mistica di Gerson. Abbiamo numerosissime opere che il professore ha scritto, ha tradotto, ha curato. E allora sai cosa faccio, Marco, se no poi ti faccio irritare? Ecco, io mi permetto, abbiamo il privilegio di poter dire che il professore ci ha portato la sua ultima fatica, L'anima ed io sono una cosa sola, edizioni Le Lettere, sta per andare, essere distribuito nelle librerie, quindi gli siamo molto grati anche per questa, per questo dono che ha voluto riservarci, e con tanto piacere, gioia, onore e molta ammirazione gli cediamo la parola. Grazie a tutti. Va bene, innanzitutto io mi associo ai ringraziamenti, e da parte mia ovviamente devo farli anche innanzitutto Francesca, che sempre mi invita a questa bella iniziativa, a tutti voi, a chi ci ospita, eccetera. Io ho intitolato la mia relazioncina
Homo humus humilitas, l'uomo non umile non è, che è una citazione di Meister Eckhart. Sono convinto, mi permetto di dirlo, che anche se certamente la vicinanza linguistica homo humus humilitas sarà stata evocata più volte, fin troppo ovvia era, credo però che nella guisa in cui la dice il nostro Meister non l'avete mai sentita. Credo. Già. Allora va bene che homo sia legato a humus, che in latino homo sia legato a humus, humus a humilitas, è sicuramente vero. No, è una etimologia che Meister Eckhart ricorda molto spesso, e questa volta però c'ha ragione, perché a volte va detto che lui, come tante volte facevano i medievali, queste etimologie prendevano fischi per fiaschi, no? Quindi questa però è corretta assolutamente, vero? Homo è legato a humus, la terra nel suo senso proprio, come dire, più terreno. E da lì viene anche humilitas. Io parto volentieri da questo, innanzitutto certamente per sviluppare il discorso di Meister Eckhart, ma anche perché sono convinto, diciamo, al di là di lui, che, come direbbe Heidegger, il linguaggio è la casa dell'essere e che guardare le parole, la loro origine, il loro significato originario sia sempre, sempre molto significativo. E questa sera mi permetterò di insistere brevissimamente su altre due, diciamo, parole, etimologie, una credo assai poco nota, altra forse un po' di più, ma comunque molto interessante. Va bene. Allora, nel commento al Vangelo di Giovanni, che è la sua opera maggiore, in latino perché è scritta per l'università, insomma, eccetera, Meister Eckhart dice proprio alla lettera così: l'uomo che non è umile non è. Infatti l'uomo prende il suo nome da humus, eccetera. Quindi si appoggia sull'origine etimologica per fare un'affermazione, direi, di un livello, come dire, esistenziale, ontologico, eccetera, fortissimo. L'uomo non umile non è, senza aggettivi, no? Non dice non è buono, non è che... non è. va bene, la mia relazione, insomma, di questo parlerà. Dunque, l'umiltà da humus cosa vuol dire? Ma dunque, innanzitutto vuol dire, direi quasi, in un senso, penso si potrebbe dire quasi nicciano, vuol dire stare attaccati alla terra, no? Essere legati alla terra, nel senso anche, come dire, di partire da essa, cioè di non pensare con l'immaginazione, non fuggire con l'immaginazione di corsa su altri mondi, sull'aldilà, eccetera, ma prima di tutto essere ben, direbbe Nietzsche, fedeli alla terra, fedeli alla terra. L'umiltà normalmente viene declinata come virtù. Beh, mi sembra ora sia piuttosto caduta in desuetudine, ma questo per gli autori, diciamo, spirituali del mondo cristiano, specie medievale, non solo, certamente l'umiltà era una virtù innanzitutto, una virtù particolare, importantissima. Margherita Porete, che è stata una mistica francese, ahimè purtroppo condannata come eretica e morta a Parigi negli anni in cui c'era Meister Eckhart,
Meister Eckhart è stato magister, Meister a Parigi, all'Università di Parigi, ai primi del 300. Bene, Margherita Porete nel suo capolavoro, che si chiama Lo specchio delle anime semplici, dice alla lettera che la umiltà è la madre di ogni virtù, madre di ogni virtù e tesoriera di scienza. Nell'introduzione, nella chanson, nella canzone che inizia il suo Specchio delle anime semplici, dice proprio così: per capire questo libro innanzitutto dovete avere umiltà, umiltà che è tesoriera di scienza e madre di ogni virtù. Quindi non una virtù tra le tante, ma la madre di ogni virtù. E anche lei, lo specchio delle anime semplici è in volgare francese, comunque la parola che lei usa, che abbiamo tradotto tesoriera, voleva dire quella che custodisce il denaro. Quindi la scienza, il sapere, ha come custode, quella che può aprire o non aprire, umiltà. E su questo dovrò tornare, perché direi l'essenziale del discorso che devo fare stasera. Non è molto comune che l'umiltà sia la chiave della scienza, del sapere. Va bene. Saltando nei secoli, ma non nei concetti, un'altra grande scrittrice mistica francese, che io amo molto, che si chiama Simone Weil, nostra contemporanea, sostanzialmente dice le stesse cose. Le dobbiamo ricercare, le dobbiamo ritrovare nei suoi appunti, nei suoi cahier, nei suoi quaderni, perché, come probabilmente molti di voi sanno, Simone Weil, che è morta a 34 anni, non ha lasciato, come dire, di stampato quasi niente. Quindi sono tutte cose postume che sono state ritrovate, poi pubblicate, eccetera. Quindi vanno un pochino pescate di qui di là. Sull'umiltà, dice lo stesso. Cioè, insiste su questo fatto, che l'umiltà è qualcosa che apre all'intelligenza. Insisto, perché questo sarà il tema, no? L'umiltà, anche lei la chiama regina delle virtù, alla lettera, regina delle virtù. Non dice tesoriera di scienza, lei dice ancora, come dire, in maniera più forte, la chiave del soprannaturale. Il surnaturel si apre attraverso l'umiltà. E ripeto, insiste su questa cosa, che l'umiltà è in profondo rapporto con l'intelligenza. L'umiltà, se non è un sapere, è chiave di ogni sapere. Sono due scrittrici francesi, ma in realtà, vuol dire, Weil non conobbe Margherita Porete negli ultimi mesi della vita, quindi non è che dice, lo dice perché l'ha letto, eccetera. No, l'ha pensato come l'aveva pensato l'altro, come l'aveva pensato l'altro, no? Qual è il sapere essenziale in cui consiste l'umiltà? È il sapere che noi, che l'essere umano, come tutte le cose del mondo, Simone Weil dice come le pietre che cadono, è sottomesso
in filosofia si dice alla necessità, cioè noi siamo frutto delle circostanze. Ciò che avviene, ciò che accade, ha sempre una spiegazione, che è una spiegazione causale. Tutto ciò che esiste accade secondo ragione e di necessità, diceva l'antico filosofo greco. Cioè, io devo sapere che quell'orgoglio, l'opposto di umiltà, no? Che, di cui ho dato prova e che in genere affligge i giovani, no? È assolutamente sbagliato, è assurdo, ma è assurdo non per un motivo, come dire, morale, perché se sei orgoglioso non sei buono. No, perché se sei orgoglioso non capisci nulla. Ciò per cui si prova orgoglio, dice Simone Weil, è sempre ciò di cui si può essere privati dalle circostanze, perché noi siamo condizionati pesantemente dalle circostanze. Dunque l'orgoglio è un inganno, l'orgoglio è una menzogna, è un inganno, è un errore. Non è, come dire, brutto, cattivo, eccetera, è, oserei dire, stupido. Te non sai. Sarebbe appunto, per intenderci, come se io mi vantassi, come dire, di ciò che so, di ciò che faccio, eccetera, ma tutto ciò dipende dal fatto che io ho incontrato certi libri, ho letto certe cose, sono nato in una certa famiglia, così, cos'ha, eccetera. So bene di essere frutto delle circostanze, no? Se lo so, e questo, come dire, è il sapere di una verità. Io non amo lo sconfinamento che i filosofi ora spesso amano fare nelle scienze, in particolare la fisica o le neuroscienze, eccetera, quasi, come dire, accattandone aiuto. Penso che la filosofia possa e debba fare da sola, insomma, come la fisica deve fare il suo, eccetera. Però non c'è dubbio, e su questo, come dire, troverei l'accordo pieno, ad esempio, delle cosiddette neuroscienze, per le quali ovviamente, come dire, l'idea della libertà, del libero arbitrio e quant'altro è puramente assurda, no? Ma questo lo lasciamo da parte, questo lo lasciamo da parte. L'umiltà è il sapere del condizionamento, che l'uomo, come ogni cosa del mondo, quindi come le piante, come gli animali, eccetera, è determinato, è condizionato dalle circostanze. Non insisto, come potrei, cioè qui ho fotocopiato il settore umiltà dell'antologia che ha preparato mia moglie su Simone Weil, cercando di accorpare. Non insisto per ragioni di tempo, ma sarebbe molto bello. L'umiltà appartiene all'ordine dell'intelligenza. In generale non è altro che attenzione. Sentite questo, no? Cioè, chi non è umile è sbadato, per essere gentili. Chi è attento riconosce. Per esempio riconosce, diciamolo pure evangelicamente, si potrebbe dire, di non avere meriti, se vogliamo essere chiari, no? Non si fa bello, non è tronfio, eccetera, come i tacchini. Sa bene che ciò che è o non è, bene, in larga misura, appunto, dipende da altro. Niente è più prossimo dell'intelligenza all'umiltà, ancora Simone Weil. Niente è più prossimo alla vera umiltà dell'intelligenza.
E poi potrei andare avanti su questo, ma ripeto, non voglio insistere, ci sono dei, sono tutti frammenti, però tolti, ripeto, dai quaderni veiliani, non fanno un sistema. Ma in ogni caso, allora dicevo, umiltà come sapere, orgoglio come ignoranza. Se è così, faccio un piccolo passo avanti, andando verso la direzione che desidero, se è così, in quanto l'umiltà, questo sapere, toglie via, fa piazza pulita di ogni, diciamo, pretesa di valere, di ogni pretesa di valore, no? Di ogni presunzione, pretesa di merito, eccetera, si capisce come, e questo è appunto tipicamente di Meister Eckhart, come l'umiltà sia profondamente legata al concetto, al termine, all'azione, all'elemento che per lui è assolutamente fondamentale, cioè il distacco. L'uomo umile è un uomo distaccato. Niente è più prossimo al distacco della vera umiltà, ove naturalmente il distacco è innanzitutto lasciar cadere, abbandonare, il tedesco di Eckhart dice la Eigenschaft, intraducibile, ma come dire la appropriazione, no? Il portare a sé e farsi bello, farsi forte, farsi gonfio di questo, come la rana della favola di Esopo, no? Che loro conoscevano, difatti gli piaceva. Questo è il punto chiave. Umiltà come certamente virtù, eccetera, ma non nel senso, direi, a volte un po' devozionale, come un tempo almeno ci veniva presentato anche a livello di sermoni. Umiltà non vuol dire farsi piccini, magari in rispetto degli altri, no? Umiltà è il sapere, appunto, di questa condizione umana. Un sapere che è, in quanto tale, strettamente legato all'attenzione, diceva la Weil, e quindi all'intelligenza. È, come dire, intelligente l'uomo umile e viceversa. Questo, io credo che al di là delle parole dei filosofi o dei mistici, dei santi, eccetera, ai quali noi ricorriamo, e meno male, insomma, possiamo ricorrere ad essi, no? In tempi in cui in genere ci vengono proposte altre cose. Al di là del linguaggio e delle pagine dei filosofi, io credo che sia esperienza di ciascuno di noi, no? Tutti noi, c'è anche un bel pensiero del Leopardi in proposito, ma lasciamo perdere. Il senso di ammirazione che istintivamente si prova per l'atteggiamento umile, dimentico di se stesso, distaccato da parte dei grandi, no? Come al contrario, appunto, quanto dà fastidio la prosopopea, appunto il presentarsi come bravo, forte, eccetera, da parte di persone che, insomma, proprio per questo forse mostrano di non esserlo. L'umiltà è stretta parente del distacco, e il distacco dell'umiltà non sono la stessa cosa, Ora io qui non ho tempo di insistere perché Meister Eckhart ci dedica tante pagine, sia dei sermoni sia anche delle altre opere, a questa,
a questa, come dire, analisi, a noi verrebbe da dire psicologia, sa, questa analisi spirituale, no? Ma sono strettamente parenti. Anche Simone Weil, anche se non usa la parola distacco, questa cosa la dice spesso, la dice soprattutto in rapporto a quella forma, diciamo così, di orgoglio e quindi di stupidità che è plurale, cioè quella che è data dal senso d'appartenenza a un gruppo, no? Simone Weil riteneva che avesse perfettamente ragione Platone nel pensare che la società sia il grosso animale, no? Sia un grosso animale, grosso e stolido, e quindi privilegia sempre l'essere soli o comunque il piccolo gruppo, no? Pensare, e quindi anche ovviamente l'atteggiamento dell'intelligenza umile è cosa dei singoli, perché il gruppo, la collettività, la comunità è contraria all'umiltà. Lei lo dice più volte, e in particolare lo dice in un versante religioso che ci tocca da vicino, perché scrive per esempio che l'umiltà è incompatibile con il sentimento d'appartenenza a un gruppo sociale scelto da Dio, parentesi, ebrei, romani, tedeschi, eccetera, o a una chiesa. Gli esempi sono quelli che piacevano a lei, no? Che Simone Weil tanto amava i greci quanto poco i romani, no? Lo sai, era innamorata della grecità e invece non aveva simpatia per i romani. A un certo momento li gratifica dell'attribuzione, penso un po' esagerata, i nazisti dell'antichità. Vabbè. Comunque, gli ebrei per il senso di essere il popolo scelto, poi ci mette i tedeschi perché sta scrivendo negli anni della Seconda Guerra Mondiale, quindi aveva a che fare con Hitler e compagnia bella. Ma certamente l'umiltà è incompatibile con l'appartenenza a un gruppo sociale, magari scelto da Dio. Al contrario, insiste sul legame, questo l'ho già detto, però non voglio dirlo, ecco, il legame tra umiltà e filosofia. Il legame tra umiltà e filosofia era noto fin dall'antichità, dice, no? Tra i filosofi socratici, stoici, cinici, il subire ingiurie, colpi o perfino schiaffi, accettando tutto senza il minimo scatto istintivo di dignità, era parte del dovere professionale, dice la Weil. Cioè, lei riconosce nella filosofia, che per lei è sempre la filosofia antica, non c'è bisogno di metterci l'aggettivo antica, quando si dice filosofia si dice quella greca, cioè il filosofo era umile, era già noto agli antichi. Ma facciamo un passo avanti importante. Allora, dicevo prima che, dicevo all'inizio, uomo da humus, va bene. Se io cambio lingua, ma sempre nell'ambito indoeuropeo, e vado a cercare invece la parola uomo com'è nelle lingue, beh, per esempio, insomma, tedesco, inglese, a noi note, come tutti sanno, almeno dall'inglese, man, no? Tedesco, man, questo vuol dire uomo. E qui dov'è l'etimo? Da cosa viene? Viene da una radice indoeuropea diffusissima, quella stessa che poi ci ha dato
mens, la mente, in sanscrito manas, cioè l'intelligenza. Nel lessico indoeuropeo, appunto, prendete l'inglese o il tedesco, man, eccetera, man, l'uomo è tale perché ragiona, perché ha l'intelligenza. E questo è sommamente caro al nostro Meister Eckhart, vero? Ho ancora qui davanti un pezzettino del commento al Vangelo di Giovanni. L'uomo è uomo per l'intelletto e la ragione. Beh, qui, insomma, a buon gioco, cominciare da Aristotele, l'uomo che cos'è? L'uomo è l'animale razionale, no? Noi siamo, animale vuol dire vivente, non, l'uomo è quel vivente come i cani, i cavalli o anche se vuole, eccetera, che però, insomma, forse ha la ragione in più, la definizione dell'uomo come animale ragionale, razionale, scusate. E ora sono al punto chiave. Non c'è dubbio che allora non sia uomo quello che non vive secondo ragione, perché l'uomo è un animale razionale e se non è tale, come dire, non è veramente uomo. Il discorso che fa Meister Eckhart è che per noi oggi è, direi, di una attualità, no, non mi piace, non è che i discorsi quando sono attuali sono più belli, ma insomma è di un'attualità sconvolgente, perché, come la grande filosofia fa sempre, si batte contro il primato di ciò che nell'uomo non è ragione. Cos'è che nell'uomo non è ragione? Beh, innanzitutto l'istinto, insomma, l'aspetto, ma anche il sentire, il sentimento, il sentimentalismo, che invece questo, insomma, molto spesso, come dire, viene premiato, lodato, incrementato, studiato e visto quasi anche, come dire, come l'essenza dell'uomo. No, l'uomo è per eccellenza ragione. Non voglio dire, cioè non voglio dire, posso anche dire, come poi diranno i filosofi dell'idealismo tedesco come Hegel, che il sentimento è ciò che non fa essere, che impedisce Geist, intelligenza, spirito. Il sentimento, guardate la parola sentimento, sentire, senso, sensazione, sono tutte imparentate, eh? Sensazione, senso, sentimento, sentire, poi c'è anche passione, la cui etimologia indica il patire, va bene? Che la passione non è soltanto quella cosa bellissima che noi proviamo per le belle ragazze, va bene? Ma se ci mettiamo la maiuscola, passione è un patire, eh? Va bene? Allora, invece no, qui stiamo dicendo che sei uomo in quanto sei ragione e eserciti ragione, perché se prende il sopravvento il sentire, il sentimento, tu non sai più chi sei. E questa è la causa di ogni tuo male. La causa di ogni tuo male è che non sai più chi tu sei. Queste parole le dice la filosofia personificata a Boezio, che è in carcere, nella consolazione della filosofia di Boezio. La filosofia scaccia via le muse e dice: la causa del tuo male, è che tu non sai più chi sei, perché tutti i mali vengono di seguito. Allora,
L'uomo è uomo per intelletto e ragione. Ma cosa c'entra l'umiltà? C'entra. Perché l'intelletto o ragione va preso nel suo senso forte, cioè come l'intelligenza libera, non l'intelligenza strumentale che noi usiamo per questo o quel fine, no? E molto spesso noi diciamo, questo è un uomo intelligente, cioè, guarda, è riuscito a fare una tale cosa. Benissimo. No, prendiamo intelletto, ragione, nel suo senso più alto, quello appunto aristotelico, comunque della grande filosofia. Lì l'intelletto o ragione è quello che non è condizionato, che non dipende da fini, non dipende appunto da cose che stanno a monte. E questo intelletto, questa intelligenza esiste. Il testo in assoluto più famoso è un passo del libro di Aristotele sull'anima, Aristotele, il suo libro sull'anima, in cui Aristotele, il maestro di coloro che sanno, dopo aver parlato dell'uomo, della sua anima, che è sensazione, perché la nostra intelligenza dipende dai sensi, eccetera, eccetera, dopo aver parlato dell'intelligenza appunto dipendente dal condizionamento esterno e che perciò lui chiama passiva, recettiva, chiaro? Quella intelligenza è io, che in me c'è perché ho ricevuto delle istruzioni, ho visto delle cose, eccetera, eccetera. Dopo aver parlato di questa, parla di quello che chiama intelletto attivo, l'intelligenza libera, e la definisce addirittura divina, Aristotele, divina, la quale è libera ed è intelligenza katexoken per eccellenza, quella è la vera intelligenza, perché? È perché è separata, è distaccata. L'intelletto attivo, cioè l'intelligenza libera, quella appunto che noi esercitiamo probabilmente di rado, ma che siamo in grado di esercitare tutte le volte che pensiamo non in maniera strumentale, ma, come dire, onestamente, liberamente. Ne siamo capaci tutti, uomini e donne, liberi e schiavi, direbbe Aristotele, anche se molto spesso, come dire, viene esercitata poco. Questa è libera e così anche divina, lo dice Aristotele, perché è separata, distaccata. E allora il legame umiltà-intelligenza si capisce. L'umiltà, come abbiamo detto, in quanto distacco, è condizione stessa della ragione nel suo senso vero. Leggevo poco fa, e ora riferendo, l'uomo è uomo per l'intelletto e la ragione, ma l'intelletto, proseguo, l'intelletto astrae, si separa dal hic et nunc, dice in latino Meister Eckhart, cioè dal qui e dall'ora, cioè da ogni condizionamento. L'intelletto, nel suo senso forte, l'intelletto attivo, il nous poietikos, l'intelletto che solo è libero e che è per questo, come dire, divino, simile a Dio, l'intelletto si distacca da tutto, dal questo e dal quello, dal qui ed ora, e in quanto tale non ha niente in comune con nulla.
è privo di mescolanza, separato, come si dice nel libro terzo de Anima. Maestro Eckhart sta citando Aristotele, si appoggia sull'autorità di Aristotele, a parte lo pensa anche lui, ma si appoggia sull'autorità di Aristotele. L'intelligenza vera, la ragione vera, lo ripeto per l'ennesima volta, ma questo è il punto, cioè quella che si muove verso l'universale, verso la verità, non quella di cui io mi servo per ottenere questo o quel fine, che è un'altra cosa. La filosofia antica, il greco, aveva addirittura due parole diverse per indicare queste due cose. Chiamava logos, no? Logos è una parola che tutti conoscete, anche senza aver studiato il greco, perché è quella che ci ha dato poi logica, quant'altro. È una parola fondamentale della letteratura cristiana, che il logos è l'inizio del Vangelo di Giovanni, vero? Dove il logos è il Cristo, all'inizio è il logos, va bene? Allora, logos è, come dire, la ragione divina, la ragione che va ed è la verità. Poi c'è, come dire, no, noi si potrebbe tradurre il ragionamento, che è un'altra cosa. Difatti, i greci dicevano logismos, logismos. Anche quello è un pensare, no? Perché io, per carità, devo riconoscere l'intelligenza dell'architetto che sa come fare bene una casa e quindi fa le cose per bene, perché usa anche lui la ragione. Benissimo, è così per ogni tipo di attività. O anche posso riconoscere, come dire, veramente non mi piace molto, ma insomma, l'intelligenza del politico che appunto sa come fare per andare al potere. Per carità, no? Ma stiamo parlando di due cose diverse. Se io dico logos, e poi logos diventerà spirito, insomma, se dico intelletto attivo, come dice Aristotele, ora intelletto attivo è un'espressione che nel linguaggio comune non si adopera più, quindi è roba dei filosofi, in particolare dei filosofi medievali, ma insomma, se dico l'intelligenza libera, questa non è quella appunto che usa l'architetto, che usa il ragioniere, o che usa, eccetera. È un'altra cosa. Allora, se questa intelligenza ha bisogno essenziale dell'essere distaccata per non dipendere da, bene? Come dice anche Aristotele, eccetera, e allora ha bisogno dell'umiltà, perché, come abbiamo detto, l'umiltà è per eccellenza questo: sapere il relativo, il condizionamento di ogni cosa umana e prenderne le distanze, distaccare. E difatti Eckhart prosegue: sii dunque umile, si rivolge, diciamo, al lettore, o comunque era pur sempre Maestro Eckhart un membro dell'ordine domenicano, quindi un predicatore, no? Sii dunque umile, separato dal tempo e dallo spazio, distaccato da tutto ciò che è, l'ha detto prima, hic et nunc, cioè qui ed ora, ovvero sia nel tempo e nello spazio, senza avere niente in comune con alcunché. Così giungi a Dio e Dio a te. Ah già, perché ama dire Maestro Eckhart che la terra, humus, è la parte dell'universo più lontana dal cielo, nella fisica antica, insomma, no? Quella che troviamo anche nella Divina Commedia, no? Terra, aria, fuoco, cielo, eccetera. La terra è l'elemento più basso,
però proprio in quanto è più basso è quello più recettivo dall'alto, no? È come appunto nella nostra fisica quotidiana una cosa più bassa è più, come dire, è capace di ricevere dall'alto, invece se io alzo i piani si riceverà di meno. E allora siccome allora l'umiltà è condizione dell'intelligenza e l'intelligenza, la ragione, è ciò che fa uomo, essere umano ovviamente, e allora ne traiamo la conclusione che l'uomo non umile non è. Cosa vuol dire questo non è? Ma non è, non è che io neghi, come dire, l'esistenza, cioè no, te non ci sei, sarebbe tanto assurdo, va bene, quanto sciocco. No, vuol dire questo, che è, come dire, in un certo senso è molto peggio. Cosa sei tu uomo senza essere appunto umile e perciò ragione in senso forte? E lui lo dice con il linguaggio che gli era familiare, per esempio ricorrendo all'autore che, come spesso per i medievali, era quello che, diciamo, avevano più in simpatia e in familiarità, cioè Sant'Agostino, il quale Sant'Agostino in proposito dice che fuori dalla luce dell'intelligenza si è perduti, smarriti nella regio di similitudini, si dice nelle confessioni, che alla lettera sarebbe, come dire, la regione della dissomiglianza, ovvero che cosa? Un termine moderno potrebbe essere nell'alienazione. Noi siamo smarriti nel molteplice, nella dissomiglianza, cioè la lontananza dall'uno, la lontananza dal bene, la lontananza dal vero. Senza umiltà e quindi senza intelligenza, nel senso forte, cosa siamo? Ma veramente verrebbe da dire non siamo, perché il nostro essere si riduce a un fluire senza fine di, come dire, passaggi di stato, da un sentimento all'altro, da un pensiero all'altro. Ora sto bene, tra un altro posto sto male, ora penso questo. Quella che nel buddismo è la mente scimmia, che saltella da un ramo in alto senza cambiare niente. No, il riferimento non è casuale, guardate. Io sono per restare tranquillamente nella tradizione occidentale e cristiana, con tutto il rispetto per quella degli altri, perché mi sono convinto che non ci abbiamo niente, come dire, di meno. Però vanno riconosciuti anche dei grossi meriti alle altre tradizioni. No, no, per carità, per carità. Oh, tra l'altro, detto di passaggio, come mi capita spesso comunque, alcuni degli interpreti più intelligenti e fini di Maestro Eckhart, cristiano medievale, sono degli studiosi, ad esempio, giapponesi. C'è poco da fare, ce ne sono almeno due, assolutamente, i quali, venendo da una tradizione tutta diversa, insomma di impianto buddista appunto, capiscono a colpo cosa che, lo dico con un pochino sì, di amarezza, anche se volete un pochino di orgoglio personale, quindi di non umiltà, che cosa che tanti, come dire, occidentali cristiani non hanno capito, non capirono ai suoi tempi,
perché il povero Meister Eckhart lo misero sotto processo come eretico, lo misero sotto processo, poi insomma lui si difese, non fu condannato come tale, ma gli condannarono un po' di proposizioni, un po' di frasi della sua opera, e quindi praticamente la sua opera fu emarginata. Ma lui lo dice negli scritti di difesa, questi non capiscono, e quello che non capiscono condannano, no? Questi imperiti, tardi, rudes, non esperti, tardi, duri di testa, rozzi, bene, non capiscono. Questa invece, come dire, è pura verità, e lui si appoggia ovviamente al Vangelo, non ci avrebbe problemi. È quello che non capiscono condannano. E in effetti è così. Mentre invece, dicevo, spesso i buddisti, anche quelli, come dire, italiani, se ce ne sono, capiscono di più, vedono subito questa cosa qua, questa che stavo tentando di dire, come sia necessaria un'opera di distacco, di purificazione, ma anche se non viene usata la parola umiltà, ma so quello che conta è il concetto, di liberazione da tutto questo affastellamento mentale, sentimentale che ci abbiamo per la testa, per cui appunto di continuo si passa, ovvero da un pensiero all'altro, da un contenuto all'altro, da una volizione all'altra, eccetera, eccetera. Appunto, bellissima l'immagine, la mente scimmia, no? Le saltella di là. Insomma, quando Meister Eckhart dice l'uomo non umile non è, ripeto, non sta dicendo, e quindi dice allora no, te non esisti, no, per carità. Ma come dire, non sai neanche di essere, perché non conosci te stesso. E se non conosci te stesso, cosa sei? Sei veramente, come dire, un povero elemento perduto nel flusso della natura. Eh sì. Perché mi avvio alla conclusione di questo? Perché è opinione profonda del nostro autore, ma anche direi è l'opinione comune, la communis opinio, come dire, di tutti gli uomini, e gli uomini vuol dire anche le donne, almeno due l'ho già citate, Margherita Porete e Simone Weil. Quindi, posso passare l'esame del genere, va bene? Si dice uomini perché siamo abituati a dire così, va bene, ma vuol dire gli esseri umani, no? Condizione comune, convincimento comune degli uomini, come dire, della riflessione, dello spirito, direi, non mi piace molto la parola mistici, è che l'essenza più profonda dell'uomo, l'essenza vera, cioè quello che tu sei davvero, insomma, accanto a una realtà del corpo, perché esiste, noi siamo prima di tutto un corpo che ha le sue leggi, i suoi bisogni, eccetera, eccetera, benissimo. Accanto a una realtà dell'anima, che è anch'essa una cosa che sussiste, va bene, e che ovviamente ci distingue singolarmente tra persone, eccetera, eccetera, come il corpo e via dicendo. Però l'essenza più vera sia spirito, non corpo, non anima, ma spirito. E spirito è prima di tutto questo che dicevamo, l'intelligenza, la ragione. Tuttora la lingua tedesca, o la parola Geist, dice intelligenza e spirito. Io quando traduco, perché in italiano non è proprio la stessa, cioè perlomeno può dare adito a degli equivoci, io devo stare attento a cosa vuol dire qui Geist, come anche nel linguaggio comune, chi frequenta un po' la Germania lo sa, no? Io per offendere una persona, se vuole offendere, per dargli di stupido, gli dico, du bist Geist Garm,
tu sei povero, ma non in spirito, di intelligenza, perché povero in spirito potrebbe essere il bellissimo testo evangelico. No, gli vuol dire che non tu capisci nulla. La parola Geist dice insieme quello che era appunto il nous di Aristotele, cioè intelligenza e poi spirito. Questo è l'uomo, questo è l'essere umano per eccellenza. Questo è l'uomo per eccellenza. E se non trovi questo, se non scopri questo che sei, beh, insomma, come dire, non sei, che è ovviamente un'espressione metaforica, ripeto. Potremmo sostituirla con altre di tipo, come dire, più psicologico. Certamente sei smarrito, perduto, ecco. Questo sì, smarrito, perduto. Ora, il linguaggio della nostra psicologia è ancora diverso. Ma insomma ci siamo intesi, no? Ci siamo intesi. Invece, se tu hai trovato, come dire, ciò che veramente sei, non sei più smarrito, veduto, ma come dire, in un certo senso, come dire, sei veramente, no? In un certo senso sei veramente. E questo Meister Eckhart lo dice più volentieri dicendo: devi scendere al fondo dell'anima, al Grund der Seele, del Seele. Certo si tratta di anima, ma l'anima si dice in due modi. C'è l'anima nel senso principio di vita, bene, aristotelicamente, quella appunto che abbiamo in comune con gli esseri animati, quindi con gli animali, no? Certamente. E poi però c'è anima in un senso più alto, più diverso, è quella, come dire, rivolta all'alto, rivolta a Dio. Sempre di anima si tratta, io non. Però allora questa seconda è meglio se la chiamiamo spirito. Ancora una etimologia, questa veramente non l'avevo prevista, ma ce l'aggiungo perché mi piace molto. Anima in lingua greca si dice psiche, la parola psiche, eccetera, la quale curiosamente, ma non troppo, vuol dire anche farfalla. Psiche vuol dire anima, ma anche farfalla. Cosa curiosa, ma insomma non casuale. Mi viene sempre in mente, forse qualcuno di voi l'ha già sentito, per esempio in una pittura vascolare famosa si vede il dio Hermes, quello per i latini Mercurio, insomma, che, attenzione, Hermes è guida delle anime, eh? Hermes, il dio Hermes è psicopompo, guida delle anime. C'è il dio Hermes che emette il seme e le gocce del suo seme diventano farfalle. Farfalle, chissà perché. Ora io naturalmente, la cosa secondo me non è casuale. La farfalla è quell'essere straordinariamente bello, è uno dei viventi più belli che ci siano, anche abbastanza effimero, che dura poco, ma soprattutto si diventa farfalla, la farfalla diventa farfalla, ma prima è, cos'è, bruco, crisaide, io sono un po' ignorante, cioè, prima è un oggetto, come dire, molto più terreno, no? Se vogliamo anche molto più brutto, deve subire una trasformazione, passare attraverso una morte e una rinascita. Non so se questo fosse quello che intendevano. Certamente, l'ho detto io, non l'ho preso dalle opere di Eckhart. Eckhart di greco sapeva 10 parole. Sicuramente sapeva che psiche vuol dire anima, ma non credo sapesse vuol dire anche farfalla. Però quello che vuol dire è che, appunto, guarda che l'anima tua, cioè il tuo vero essere, deve andare incontro a una trasformazione e scoprire quello che poi è davvero,
o può diventare davvero, però devi cercarla nel fondo, devi cercarla nel profondo, scartando tutto ciò che è altro e togliendo via tutte queste false certezze, questi orpelli che occultano la realtà dell'anima tua. E in questo senso sii umile, separato dal tempo e dallo spazio, senza niente in comune con alcunché. E così giungi a Dio e Dio a te. E concludo appunto con una osservazione, anche qui mi appoggio volentieri a un etimo e a una equivalenza linguistica. Maestro Eckhart dice sull'anima, tra l'altro, fa un'affermazione che è assolutamente identica a quella che fa il maestro per eccellenza dello yoga indiano, Patanjali, un grande maestro indiano, autore degli aforismi sullo yoga. Se ve le leggo rimanete colpiti, perché Maestro Eckhart dice: quando l'anima non esce verso le cose esteriori, giunge a se stessa. Quando l'anima non esce verso le cose esteriori, giunge a se stessa e risiede nella sua luce, semplice e pura. Io vado saltando di secoli o addirittura di millenni e ovviamente di migliaia di chilometri, vado in India a leggere Patanjali, gli aforismi sullo yoga. Qua dice così: pura e isolata, l'anima viene a consistere unicamente della sua propria luce. Cioè, identico. Cioè, se te togli via il resto, le cose esteriori, eccetera, trovi quello che sei, quello che è l'anima tua, pura luce. E non insisto su, come dire, sull'importanza della luce nella tradizione filosofica e soprattutto religiosa, beh, la luce. E concludo appunto con una notizia molto ghiotta, perché in greco la parola per dire luce, come tutti sanno, è phos, vero? Phos, quella che ci ha dato foto, fotografia. Va bene, tutti sanno, insomma, anche senza essere studiati greco, che phos vuol dire luce. Già, ma non solo. Perché phos, sai cosa vuol dire anche? Vuol dire uomo. E qui io mi fermo, perché, come dire, il linguaggio è la casa dell'essere. Il linguaggio ti dice quello che tu sei. Grazie. Questa è l'ho scoperta da poco, l'ho scoperta da poco, l'ho scoperta da poco, porco mondo, ma poi di un successo eccezionale, questo è per te, ma che scherzi. Ringraziamo il professor Vannini per questa bellissima lezione magistrale. Il professore è disponibile e disposto a raccogliere brevi domande, se qualcuno volesse pogliele. E se, diciamo,
Se e solo se, ecco, se c'è bisogno di riflettere, giustamente ci ha offerto una quantità importante di riflessioni. Lasciamo lo spazio per il firmacoppie, direi meritatissimo e anche conteso. Io davvero ringrazio ancora l'amministrazione comunale di Trenzano, il reverendo Don Flavio per averci ospitato, ringrazio tutti voi che siete intervenuti e ricordo che dopo la pausa festiva di sabato e domenica il festival torna lunedì, rimane nel Bresciano, si sposta vicino alla Franciacorta, a Palazzolo, e saranno ospiti Anna Foa in presenza, in collegamento con Abraham Yehoshua, e poi nella seconda parte della serata sarà ospite il regista Claudio Berti che ci parlerà del suo prossimo lavoro, della sua prossima importante fatica. Sarà presente anche un'attrice di cui però non vi rivelo il nome perché è un po' di suspense. È bene lasciarla, vero? Sicuramente lo sarà. Bene, prima di congedarmi mi pregio di consegnare al professore questo cadeau offerto dal Consorzio Franciacorta. Auguriamo tanta felicità e tanto bene di brindare idealmente con noi, ecco, magari in quel caso senza il distacco, bisogna tornare molto in sé in quel caso. Bene, Marco. Sì, questo è assolutamente tuo. Quindi ti ringraziamo di cuore, ti aspettiamo il prossimo anno e lasciamo a questo punto lo spazio al pubblico per chi lo volesse per il firmacopie. Grazie a tutti e buonanotte.